niente consegna delle chiavi perché Samir e Deborah sono già a casa di Quinto Potere, che ne dica la gente, ma abbiamo dovuto accelerare per un motivo drammatico. Ieri, nemmeno Tino lo sa, Tino, mentre tu stavi tranquillo, ieri è successo No, che l'impossibile, voglio. l'impossibile. Allora, intanto diciamo cosa è successo in mattinata in Piazza Umberto. È successo che sono senza voce. Stavo venendo da Serta, passare da Piazza Umberto, tutti neri, persone di colore, se non si offendono. No, neri, Insomma, a neri puoi arrivarci, vabbè, poi. vengono a me, iniziano a dire che portano il passeggino. Ho detto Cos'è il porto passeggino? le cose che per non portare in mano la Colpa spesa. nostra per essere stato un parsone, non lo Un so cosa. pusher, perché ieri hanno arrestato un pusher a Piazza Umberto. Siccome noi non stiamo fumando neanche più l'hashish, quindi non andiamo da 5, 4, non lo so quanti giorni, dice: voi non venite più, voi nello zaino portate la troupe della telecamera, Sì, collegate buttato con i di giornali, colpiedi. così del calcio e vola tutto Cioè a loro terra. pensavano Sì, che che voi sono una foste. spia di te, con Antonio Conte. Io Allora, prendo i passeggi e lo do in non faccia. abbiamo bisogno. Antonio Conte, quando ha dovuto comprare la roba in Piazza Umberto e in Piazza Moro, è venuto lui a comprarla. Voi E non mi l'avete dicevo. Ah, neanche poi. sappiamo noi questi fatti. Questo è Eh un sì. fatto Noi non lo vecchissimo. E poi la sapevamo, non lo siamo andati a sappiamo noi. riconsegnare. La siamo andati a riconsegnare. Va bene, quindi detto questo, avete avuto questo momento E io ho di. reagito prendendo i passeggini e lanciandoli in faccia. Ho detto: mo chiamo i carabinieri, vi mando tutti quanti in galera. Quello E tutti quanti dici straniero sono africano, dici 15, non lo so quanti, tutti scappati. quanti. 10, 15 africani contro di noi. Stava Vabbè. cosiddetto Leng pure, eh? Stava Sì, lui, stavano stava tutti pure lui, quanti. stava pure lui. Detto questo, Antonio, non ci pensiamo più, che poi ti mando i messaggi, dico, lo dico io ad Antonio prima Eh sì, che abbiamo lo bravo. E scoppio. io pensavo che già quello fosse abbastanza per Andiamo ieri. a Bitonto perché io faccio il trucco, come qualcuno se ne è accorto nei commenti, dice: porta il tatuaggio. No, io non mi crescono le sopracciglia, quindi me le disegno e sono brava nei trucchi, a truccare la E quindi ogni gente. tanto trucchi Sì, qualcuno. trucco, ovviamente mi pagano. E te trucchi. E stavamo andando a Bitonto, ho detto a lui: andiamo al cinese a prendere un pennello, mi mancava un pennello per le sfumature. Questi ci riconoscono Allora, che. spieghiamo che io già mi ero incazzato perché ho detto, se 4-5 mesi fa siete andati e avete rubato quando stavate strafatti, Non ci siamo per ricordati. quale cazzo di motivo siete tornati per un Non ci pennello siamo che si compra qui a ricordati. Bari a 50 centesimi andare fino a Bitonto? Quando vi hanno riconosciuto è successo Successo, la guarda, latrina. Di che cosa è quattro successo? cinesi e uno Un africano africano. ci hanno massacrato di mazzate. A lui l'hanno preso con le braccia e con i piedi, l'hanno portato dentro. A me mi stava a strangolare l'africano. Io per difendermi lo mordo. Prendo il Prendi il telefono telefono. mio, inizio a fare il video a lui che stava dentro e chiedo aiuto. Quelli cinesi, mi prendo il telefono, va a terra. Dietro il telefono avevo, che c'ho ancora la carta d'identità e 150 euro. Ti ho Pesci. mandato i messaggi, te li dovevo dare. I soldi me li hanno È tutto rubati. vero, nel È senso tutto vero perché che. sta alle No, ma ho anche telecamere. fatto la telefonata all'amico poliziotto. Mi hanno rotto gli occhiali, questi mo me li comprò Samir, 140 Ah, euro, non lo e me so li metto adesso. così, non è che mi vergogno a indossarli Perché così. senza occhio le non vedi, te sta dicendo gira, Sono andata non. all'ottico perché 2 anni di garanzia, ce l'ho da 2 mesi gli occhiali, ha detto che non sa se questo c'è un altro pezzo di sostituzione. Io spero che me lo Cosa è sostituiscano. successo? A un certo punto lei morde questo Braccio. energumeno, nel frattempo però Nel chi. frattempo io scappo, riesco a scappare, vado in mezzo alla strada Vai a perché chiamare chiedo allora. aiuto, metto a fermo tutte le macchine, ovviamente le macchine mica si fermano. Pensavano che fosse una Pensa, pazza. una È una pazza, pazza, in perché stare solo? retromarcia se ne vanno tutti quanti in retro, perché immaginate tutta rossa, già sudo di mio che ho l'ansia, tutti i capelli bagnati sudo proprio al massimo, non riuscivo neanche a parlare, se ne scappano. Una ragazza si ferma, dice: che è successo col vetro chiuso? Dico: chiama la polizia. E chiama, viene la polizia, a lui se lo porta. Perché non è permesso di E soggiorno. qui comincia tutta la Era tarantella. ormai da chiudere Samir, perché Samir, quando abbiamo discusso che venne la polizia, ha avuto il foglio di 7 giorni. A proposito di questo, Margaret del Sì. CAF si è fatta avanti, quindi io adesso ti passerò il numero di Margaret, così vediamo se riusciamo a risolvere la situazione di Samir. Ma meno male che abbiamo Loredana, un amico Grazie avvocato, ad che in Antonio. extremis è intervenuta e ha evitato che Samir Un finisse pelo. chissà dove. Antonio non mi ha abbandonato nella Mai. circostanza, subito, veloce, Sì. mo è stato sempre a telefono, non ti preoccupare, A oggi vai in piangere. casa perché io ero molto Perché tra agitata. l'altro noi immaginavamo che Samir se ne fosse andato Anch'io da lo qualche pensavo, tutti parte, quanti lo quindi non mi pensavamo. andava di tenere lei da sola in mezzo alla strada. Quindi ho detto, chissà, magari può tornare Samir nel frattempo, ci
stati a casa, non c'è niente, è vuota, come potete vedere, è vuota, però quantomeno è meglio di stare in mezzo alla Ho strada. temuto il peggio, ho temuto veramente di non vedere più a Samir. Alla fine noi abbiamo sbagliato, è vero, abbiamo rubato, perché in quel periodo ci servivano le cose per vivere in qualche modo. Però Samir subito ha detto: aperti il portafoglio, Perché hai scusami, ti pago, ho sbagliato. sbagliato. Non hanno voluto sapere, giusto ammazzate sono andati. E questo è il motivo per cui siete qui in maniera molto rocambolesca, senza averci neanche dato il tempo di poter preparare qualcosa. Infatti ieri poi Samir è andato a prendere il vecchio matarazzo che stava lì perché Antonio dormirà a terra, a me No, faceva ha male la male, lei non schiena. può, Adesso sì. ci dobbiamo E lui mo procurare. è andato il ragazzo e mi è andato a prendere il matarazzo per fortuna. Che devo fare, Anton? Non lo so. E oggi sono andata a lavorare Sì, tranquillamente, ho e poi portato un tutta po' a la gamba mangiare, ho dura cucinato, qua, Fasta vedi? Ce cucinando pesce. l'ho qua di ieri, questo Oppure a qua, me, questo. qua tagliato e poi di qua, Ci siamo c'è pure qua fatto un po' rifertati. male. Se non altro adesso potrei andare a lavorare sempre perché tanto lei sta qua, Sì, ma così sta si tranquillo io chiude andando e tu a non lavoro. ti devi Sì, non preoccupare, ti ok? preoccupare perché qua non posso venire Sei nessuno andata al a vedere. pronto Sì, è soccorso, no? venuta Sì. l'ambulanza. Questo di chi è? Ah, Questo è mio, questo è tu Deborah. Non lo so come si legge, non lo lo vedi. so, Si legge, vedi? si legge. Hai delle scoriazioni, uno stato Pressione d'ansia e alta. pressione alta. Cioè, non è che sto dicendo bugie. Ecco perché diciamo sempre che la vita è molto particolare, non è mai come tutte le riorganizzate, perché io ieri, con calma, tra ieri e oggi, cosa avevo detto? Venerdì, sabato Sì. entrate a casa di Quinto Potere e Organizziamo. invece non è stato possibile organizzare nulla, quindi adesso questo fine settimana andrà così e poi si pensa, no? Come state? State Sì, bene? sta Stiamo bene, a me infiammano un bene. po' la gola, c'è dolore nella schiena perché poi sono svenute come al solito, io ho la paura, prima grido e poi cado a terra. Meno male c'è un soccorso, una macchina si è fermata. Antonio, io veramente ti ringrazio per No, quello che hai io invece volevo fatto. ringraziare anche per i racconti che mi sono stati fatti, Ah, te l'hanno detto i già. poliziotti che sono intervenuti, perché Sì. soprattutto uno di loro è stato veramente molto molto gentile, ha fatto molto più di quello che avrebbe dovuto fare, per questo lo ringraziamo, non perché chissà cosa gli è costato, però ha cercato di capire la situazione, ecco, L'empatia. l'empatia, quello che diciamo che No, sono andiamo stati bravi i predicando. poliziotti, No, è stato ringrazio bravo. l'avvocato, anche se all'ultimo l'ho stressata, perché è arrivato alle 8, lui non usciva. E la polizia disse a me: Deborah, vedi che l'avvocato ha capito male, Samir non esce. Lui deve essere portato al centro, l'avvocatessa ha capito male. Possibile, l'avvocatessa ha capito Ti posso male. assicurare che Loredana non E l'ho capisce niente. bombardata di chiamate, mi Lei vergogno invece anche a sicura. chiamare, a dire scusa, avvocatessa. Mo' domani con calma. Lunedì Sì. dobbiamo andare da Fai un lei. bel Portafoglio respiro pure e così. chiamala per dirle, per Purtroppo quando mi scusarti. prende l'ansia, Antonio lo Quindi sa, io io immagino, sono. se tu ammessi fatto 270.000 telefonate, all'avvocato si fa Sì, tutto pari, 300.000 tutto pari. telefonate. Chiamato, quante chiamate? Sì. Non puoi capirti. Cioè, non puoi capire, ieri, quando poi mi ha detto che Samir era rientrato, sta qua Samir, mi Madonna. sono seduta alla sedia e non riuscivo più a muovere. È come se io avessi vissuto quel momento là, tra un montaggio, una cosa. Umacid, il Macello, il manicomio. macello, ragazzi. Vabbè. Comunque, se si può fare un piccolo appello, Di sto pensando, se è che possibile, se no, altro? taglia. Se qualcuno ha qualche mobile da buttare, perché ce ne sono tanti, io sto facendo un giro su subito, ho visto Da qualcuno. buttare no, siamo convinti che qualcuno si farà avanti Un per tavolo con due un tavolo con due sedie. sedie sicuramente, se poi avete anche una piastra, se no poi troveremo il Sì. modo per comprarla noi, una piastra magari a induzione, perché quella che ci è stata regalata purtroppo non funziona, ha dei problemi, abbiamo provato a farla riparare, ma non è cosa, e quindi l'abbiamo mandata A diavolo. chissà dove sta quella piastra, e quindi se potete dateci una mano a renderla mediamente accogliente in modo tale che possano avere il Comunque la minimo gente, tutti sindacale. impazzite, cioè proprio arrabbiata con noi in un modo che non puoi immaginare, Antonio. In tutto questo, una signora mentre stava la polizia gridava: quella è la TikToker, la ragazza di Antonio Lo Conte, se ti prendo ti devo crepare, facevo così. Ma Cioè la perché? Cioè, polizia la caccia, non lo a che so a che pro? pro, non lo so. Ma era una Quindi, persona che così. No, conoscevate? No, non assolutamente, una che conosce. abitava là che mi segue da te a dire parolacce, la polizia poi l'ha invitata ad allontanarsi, cioè per dirti,
la gente, senza conoscere che senza cosa conoscere, non conosce. Fermo restando che l'origine del male siete stati voi, perché andare sul posto dove avete rubato non si è veramente da coglioni, te lo devo perché dire non ricordi, proprio già con il, e lo so che stavate completamente non fuori di testa. Non ricordiamo niente di quei periodi, Antonio. Non... Io non posso immaginare che oggi due persone lucide possano scegliere di andare lì a prendere quello che potevano prendere qui in qualsiasi momento, cioè capito? Io non posso crederci, io non posso crederci. Voglio sperare che adesso questa lucidità possa in qualche maniera colmare ciò che eravate qualche tempo fa. Sì, Antonio, sì. Poi piacere, perché non è che possiamo vivere tutte le giornate in questa maniera. C'è la gente, poi a parte, sta impazzita per il fatto della casa, secondo me. Allora, il fatto che la gente è impazzita per il fatto della casa a me interessa fino a un certo punto. Sì. Perché come ho avuto modo di commentare, io apprezzo i consigli, soprattutto quando mi vengono dati in una certa maniera. Sì. Però io chiedo, davanti a una situazione del genere, che cosa avreste fatto con la casa vuota? Io questo mi chiedo, la casa, poi io le chiamo casa perché per me un posto in cui stare tranquilli, rilassati, senza problemi, è una casa, è un posto sicuro in cui stare. Ma questa è una stanza che per esempio per la coppia di Parco Gentile che è stata sfrattata, quei due anziani, non è idonea. Lo dico così chiaramente a tutti quelli che mi hanno scritto, non darla a quei due drogati, dalla ai due anziani che sono stati sfrattati, non è idonea, non è idonea. E poi, noi su Parco Gentile abbiamo fatto l'ira di Dio, abbiamo anche detto che si sarebbe arrivato a questo punto e parte dell'amministrazione, delle istituzioni che oggi è in sella, lo era anche prima, e oggi sentiamo dire delle cose come se fossero venuti gli alieni, eh? Quindi per carità di Dio, noi abbiamo cuore, ve lo abbiamo dimostrato tante volte, ma dobbiamo fare i conti anche con ciò che è. Potevano dormire per terra, è chiaro, avremmo trovato qualcosa, ma come si dovevano muovere questi due anziani? Non c'è niente per cucinare, non c'è niente, sono scale, ci sono gradi, non è adatto a loro. E le istituzioni dove sono? Questa è la domanda che mi pongo io. Le istituzioni dove sono? Per ora e solo per ora è quasi tutto.